Ciao e benvenuto in questo nuovo vergognoso video sulla Rampega. Ci sarebbe davvero da girare col sacchetto in faccia perché è una vergogna, però purtroppo tra preparare la moto per le moto per l'Endurance, le moto dei clienti che quelle stanno soprattutto. Col progetto Rampega siamo andati un po' a rilento purtroppo, ma non sono rimasto completamente fermo. In realtà ho già lì un mezzo scaffale di roba che ho nel frattempo raccattato qua e là. Mi sono portato avanti scegliendo un po' di pezzi, di parti, di robe messe da parte pian piano. Bene, la notizia brutta di oggi è che quell'idea che avevo in mente di fare con l'avantreno purtroppo per motivi di soprattutto tempo, altrimenti io quest'anno non riesco a usarla sta moto, dovrò cambiare momentaneamente progetto. Però quell'idea che mi ero tenuto, quell'avantreno che volevo montare, vediamo, magari facciamo un upgrade l'anno prossimo. Era fattibile, ma ci sono delle incompatibilità di canotto di sterzo, cuscinetti, telaio. Fattibilissimo per l'amor di Dio, però avrebbe richiesto davvero un dispendio di tempo e anche di soldi, e qui sarei andato fuori tempo e anche fuori budget. Visto che il budget di questo progetto deve essere quanto più ridotto, ci accontentiamo. Quindi avantreno metteremo una Showa regolabile ovviamente, e adesso io in questa puntata volevo fare una prova di montaggio della piastra di sterzo e le forcelle, vediamo se montano, se c'è da fare qualche modifica. E la cosa positiva è che posso usare quella piastra di sterzo strafiga ricavata dal pieno, almeno adesso vediamo se riusciamo a montarla. Allora, intanto io ho ancora i cuscinetti, non li ho cambiati del telaio, aspetto un attimino. Poi nel frattempo ho anche ragionato sul taglio telaio e per adesso penso che farò un taglio minimo, giusto per avere la possibilità, appena mi arriva il codone, che l'ordine potrebbe arrivarmi, di appoggiare il serbatoio che è là. Lo appoggiamo su, appoggiamo il codone e dopo tagliamo a ragion veduta con il codone, anche perché volevo sfruttare questa parte per mettere alcuni componenti. Quindi mi sa che l'idea iniziale di tagliare molto molto il telaio verrà ridimensionata. Le maniglie sicuramente le facciamo saltare, poi vediamo in base anche agli attacchi del faro e quelle cose lì. Poi vediamo dove andiamo a finire con il resto. Intanto volevo provare quella piastra, così vediamo se combacia. Ecco già qua. Se combacia già. Intanto una roba, adesso lei dopo andrà ovviamente pulita, monta questo tipo di cuscinetti, sono quelli di serie a sfere che a me stanno particolarmente sulle balle, quindi questi qua li faremo saltare. E ho già preso il bravo kit di cuscinetti che non riesco a aprire, eccolo qua. E andiamo a montare sia le piste nel telaio che i cuscinetti conici a rulli, che sono più efficaci sicuramente di quelli a sfere. Quindi monteremo questi, poi nel kit c'è dentro anche tutti i vari parapolvere del caso. Intanto prima vediamo se riusciamo a montare, se ci sono dei problemi con le piastre di sterzo, con la forcella. Dopodiché la forcella la apriamo e così andrà revisionata per forza di cose, e visto che non è bellissima esteticamente facciamo anodizzare anche i foderi. Allora iniziamo a vedere la piastra, che è questa qua. Per adesso la puntiamo senza troppo preoccuparci di cuscinetti eccetera, la mettiamo semplicemente su puntata per vedere se ci siamo con le misure. Magari se prendo la chiave giusta mi viene un po' meglio. Prima di montare i cuscinetti nuovi, che poi inevitabilmente, se non dovesse andare bene qualcosa, una volta montati dopo li dovrei praticamente buttare. Ok, la piastra è non montata ma fissata, parrebbe che con le misure ci siamo, non sono convintissimo ma parrebbe. Adesso prendo le due forcelle regolabili, eccole qua, in modo che possiamo vedere se si riesce a fare tutto quello che mette. Allora, ovviamente la puntiamo su. Il bello sarà poi quando, spero tra poco, dovrò anche smontarla per portarla da basso.
dovrei riuscire a breve a portare ad allestire il ponte fisso giù, in modo che oltre ad avere tutti gli attrezzi abbiamo anche un po' più di spazio che non in magazzino. Adesso la piastra che vorrei usare è questa, che è quella che avevo recuperato, ma che bella. Pare che non vada bene. Dopo chiaramente qui ci dovremo mettere anche semi manubri e quant'altro, e dovrò verificare se la lunghezza di queste forche va bene, prendendo come riferimento una misura da perno ruota, piastra inferiore. Ho idea che questa piastra non vada bene. Il calibro non mente, questo è un 51 e quell'altro è un 50, quindi un millimetro sul diametro, che vuol dire 1,05 sul raggio. Impegnativo, ma secondo me ce la possiamo fare. In sostanza si tratta di tornire un anello alto come la piastra, che andrà inserita nel momento in cui vado a montare la piastra, che ha questo gioco, andrà inserita. È un lavoro da pazzi, non so se si riesce a fare. Ho la persona che potrebbe fare al caso mio, va fatto un lavoro di tornio molto di fino, potrei farlo io, però la persona che ho in mente è molto più brava di me col tornio, anche perché sono più di 40 anni che ci lavora, e quindi penso che interpellerò il buon Carlo per farmi fare delle boccoline. Non è facile, perché la differenza è solo un millimetro, quindi andrà fatta una boccola da 0,5. Secondo me mi manda a cagare, e ho idea che mi mandi a cagare, però ci proviamo. Sarebbe un peccato non usarla questa qua, mi dispiacerebbe davvero tanto. Mi manda a cagare sicuro. Piastra inferiore non è bellissima, però magari poi la facciamo diventare un po' più bella. Però direi promossa, con le quote ci siamo, c'è da capire cosa fare sopra. Io ne ho lì un'altra, ma è enormissima, quindi non va bene. Tiro giù la forcella e la smontiamo. Andiamo a smontarle. Voilà. Allora, adesso queste le apriamo e pensavo di anodizzarle, di anodizzare i foderi, perché sono comunque usate, eh. Chissà cosa ci troviamo dentro. Vediamo cosa ci aspetta. Curioso di vedere l'olio che stato è. Adesso mettiamo tutti i pezzi ben divisi nelle due vaschette, sinistra e destra, anche perché rimarranno smontati un po' il tempo di portare i foderi a anodizzare. E voilà, adesso togliamo già anche la boccola di scorrimento e paroli. Dopo, quando sarà il momento di rimontarla, cambieremo tutte queste parti, eh. Facciamo una bella revisione come si deve e vediamo di fare anche qualche lavoretto di idraulica, magari di molla. Vediamo un po' come gira. Questo è il paraolio, togliamo la molletta e infine il parapolvere. Comunque ho fatto un video sulla revisione delle sospensioni in generale, lascio qui sopra e in descrizione come al solito. Abbiamo smontato, adesso i due foderi li laviamo e li portiamo ad anodizzare, e gli farei un bel oro che non guasta mai. Visto che, come ho in mente la grafica, secondo me oro ci sta bene. Poi sono pronti, sono solo da lavare e portare a anodizzare. Ok, in realtà non è che ci sia chissà cosa d'altro da fare, però potremmo tagliare già le maniglie.
vado a prendere tutto l'occorrente e tagliamo le maniglie, ma prima vi faccio vedere una roba che ho recuperato, che è ste figa. Tra cerchi forgiati recuperati con tanto di dischi flottanti. Ovviamente poi bisognerà verificare con i perni, perché il posteriore sicuramente non va bene, bisognerà fare un lavoro di adattamento dei cuscinetti, mentre l'anteriore in teoria dovrebbe essere già giusto, ma poi verificheremo un'altra volta. Intanto lo metto via insieme al posteriore. Quindi ora faremo che tagliare via. Intanto tagliamo via le maniglie, che sicuramente non ci servono, così appena arriva il codone lo calziamo, appoggiamo sopra il serbatoio per avere due misure e poi vediamo come agire in questa zona del telaio, perché io volevo tagliarla molto corta, ma ragionandoci, avendo da nascondere un po' di componenti dell'impianto elettrico, anche se saranno pochi, ma preferisco aspettare un attimo. A tagliare c'è sempre tempo, risaldare anche, ma una rottura di palle, quindi preferirei di no. Con le sospensioni e col posteriore abbiamo già visto l'altra volta che va bene. Poi la parte impegnativa sarà anche quella relativa a corpo farfallato, che non so ancora quale usare, ne ho qui due o tre e sono diversi, e di conseguenza in base a quello anche poi l'impianto elettrico da cui partire per realizzare l'impianto per questa moto. E poi vedremo anche con che centralina fare girare questo motore, perché anche lì ne ho un paio, sarà sicuramente Marelli. Vado a prendere flessibile, così tagliamo queste due maniglie che non si possono vedere, almeno ce le sento atti dalle balle. Poi qui gli diamo una bella molata, comunque poi il telaio toccherà sicuramente anche saldargli qualcosa qua in mezzo, toccherà sicuramente, oltre a molare via, verniciare questa parte, però perlomeno così appena arrivo al codone lo posso andare a calzare. Qui ho anche gli attacchi dei fianchetti originali, che però aspettiamo un attimo a tagliare, perché magari mi van bene per il codone, che è un codone che non ve lo dico che codone è. L'ho ordinato, arriverà. Appena arriva facciamo questa prova. Quindi direi che per oggi possiamo purtroppo fermarci. Mi vergogno ancora, tipo sacchetto. Prossimo giro prendiamo il serbatoio, lo appoggiamo sopra. Prendiamo il codone, che spero sia arrivato nel frattempo. Lo calziamo, così vediamo due misure, in modo che dopo, se c'è da fare qualche modifica, lo vediamo subito. Se non c'è da fare nessuna modifica, beh, al serbatoio non credo, al codone sicuro c'è da modificare. Nel frattempo che modifichiamo il codone, poi possiamo andare avanti. La cosa si farà più interessante quando finalmente saremo di sotto sul ponte, avremo le ruote e cominceremo a pensare sia all'iniezione che allo scarico. Anche lì c'è da capire, con lo scarico ce l'ho già in mente, con l'aspirazione non lo so, perché in base all'airbox vediamo, in base al corpo farfallato vediamo l'airbox. Si poteva anche valutare i due cornetti, i due filtri a cono direttamente sui corpi farfallati, ma non è un sistema che mi garba più di tanto, ecco, preferirei evitare. Quindi magari mettiamo un airbox, vediamo di capire quale e come metterlo, e dopodiché si potrà partire con la parte di impianto elettrico. Nel frattempo qui lo tirerò giù, cambierò i cuscinetti, tirerò via roba che non serve dalla piastra di sterzo, in modo che sarà pronta per, pensavo, una verniciatura. Vediamo, e spero che la prossima puntata io riesca a farla da basso, io me lo auguro molto vivamente. Oggi abbiamo fatto pochino, beh, abbiamo aperto le forcelle, abbiamo preso due misure, abbiamo visto che la piastra va bene. Avrei voluto fare molto di più, però purtroppo manca il codone, non possiamo vedere l'accoppiamento lì, anche se è una cosa che si può fare poi in un secondo tempo, ma soprattutto manca lo spazio per portare giù tutto l'ambaradan, perché una volta che poi io metto tutto, ruote eccetera, dopo devo rismontarla per portarla giù, rimontarla per andare avanti, diventa un bagno di sangue. Quindi detto questo, direi che anche per questa puntata della Rampega qualcosina abbiamo fatto, poi magari vi farò vedere un po' di accessorietti che nel frattempo ho preso. Devo a questo punto valutare il discorso piastra con Carlo, vediamo se mi manda a cagare o se mi può fare quella modifica, altrimenti dovrò cercare un'altra piastra di sterzo. Mi dispiacerebbe, perché quella è veramente molto 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 bella.
mi manda a cagare sicuro. Bene, torno nella mia vergogna per avervi fatto aspettare così tanto per questo nuovo episodio. Mi auguro che il prossimo non sia così tanto lontano e non mi resta che ringraziarvi se mi avete seguito fino a qui. Se avete voglia, date un'occhiata ai contenuti presenti nel canale, se vi piacciono iscrivetevi, se siete già iscritti grazie, meritereste una medaglia solo per sopportarmi. E l'appuntamento come sempre martedì sera video extra ore 21, venerdì ore 18 con i video tecnici. Anche per oggi è tutto, ciao e grazie.